a volte diventano noiose, a volte diventano pesanti, molto lunghe, molto prolisse. Io mi auspico invece che oggi questa giornata sia una giornata di festa, a coronamento di quello che è stato questo circuito, edizione 2014 di questo Cross per Tutti. Una giornata di festa perché dai numeri che ho letto passati dall'ufficio stampa, proprio nella tappa, nella seconda tappa di questo circuito, esattamente qui a Cesano Maderno, e credo che voi la ricordiate benissimo perché è stata la tappa forse più faticosa,